superare quello che potrebbe essere il livello che ci si aspetta di gestione energetica in quel momento dall'impianto, e deve essere conscio che quel tipo di attività sarà un'attività più costosa di quanto previsto, ma ovviamente deve essere resa possibile se nel suo ciclo funzionale desiderato dall'utente questa è una possibilità che, seppur remota, possa verificarsi. Noi progettisti dobbiamo concedere questa possibilità. Detto questo, entrando più nel dettaglio, che cosa dobbiamo considerare? Dobbiamo considerare il profilo di carico, per prima cosa, del nostro utente. Capisco che in fase di progettazione spesso è difficile conoscere il profilo di carico, soprattutto se siamo in un'area di tipo terziario. L'area industriale è già più nota, in quanto normalmente il committente ha ben precise in testa le lavorazioni, le macchine che andrà a montare in determinate zone dell'impianto, come conta di utilizzarle nell'arco delle 24 ore o 8 ore lavorative. Quindi costruire il profilo di carico su un impianto industriale in fase di progetto è più semplice che non in un'area terziaria, che è di per sé più fluida nell'utilizzo delle varie zone. Ovviamente dobbiamo tenere conto, e oggi a maggior ragione, non solo di quelli che sono i carichi passivi, quindi gli assorbimenti, ma anche dei carichi attivi. La presenza di fonti di generazione localizzata e tipo verde che va da fotovoltaico alla cogenerazione e altre ancora, ci obbligano a considerare anche queste parti di disponibilità di produzione locale. Ovviamente perdite di energia nell'impianto dobbiamo considerarle, e dobbiamo divise nelle due parti, quindi nella parte tipicamente di prodotto, quindi prodotti che possono fare la stessa funzione ma con un assorbimento di energia più bassa. Un classico esempio è stato il passaggio, che oggi abbiamo la seconda fase, dei trasformatori, quando siamo passati dai cosiddetti trasformatori a perdite normali, perdite ridotte, a il cosiddetto primo tier 1 dei trasformatori a basse perdite, quindi gli A0AK tanto per intenderci, con quella classificazione. Ad oggi quella norma è arrivata allo step 2, che porta ancora a ulteriori riduzioni in termini di perdite. Quindi questo è un passaggio semplicemente a riduzione delle perdite per cambio di tecnologia costruttiva, pari prestazione della macchina. Ma ovviamente anche l'impianto, in quanto trasmette energia per il momento su conduttori, i conduttori, come sappiamo, sono affetti dalle perdite per effetto Joule quando sono percorsi via corrente, quindi dovremo trovare un modo per cercare di minimizzare le linee. È un discorso di tipo tecnico-economico, quindi non è che aumentiamo la sezione a dismisura per ridurre la resistenza della linea. Dobbiamo fare conto nella vita media dell'impianto di quanto può incidere il saving di energia che facciamo per abbassamento della resistenza, per esempio sovradimensionando la conduttura, ma al tempo stesso quanto ci costa il sovradimensionamento della conduttura. Detto questo, al di là della valutazione della conduttura, è chiaro che un altro aspetto è quello di ridurre la lunghezza della conduttura, e quindi di disporre i circuiti in modo tale da ridurre il più possibile le lunghezze delle linee. Quindi si entra nel concetto di efficienza energetica, il concetto di maglia, che è nuovo, se vogliamo, all'interno della norma, e vedremo che cosa si intende per maglia e vedremo come ottimizzarle. Poi ovviamente l'uso dell'energia è, come abbiamo già detto, dipende e comandato dalle necessità dell'utente, quindi la sua domanda deve rimanere tale. L'ultimo punto sulla struttura tariffaria dell'offerta non è propriamente un saving di natura tecnica, prettamente tecnica, quindi un risparmio di energia, ma è un risparmio di monetario, quindi di andare a scegliere quando consumare in funzione magari della gestione tariffaria dell'energia, dove il costo minore dell'energia è minore. Questo ovviamente vedremo se è possibile utilizzare dei carichi, attivare dei carichi, che ovviamente non devono essere dipendenti da una ben specifica domanda dell'utente, ma possono essere attivati in fasce orarie che non dipendono a questo punto dall'utente, ma dipendono dall'erogatore di energia, massimizzando il risparmio tariffario in questo caso.
Sempre relativamente al progetto, abbiamo già detto che a livello generale dobbiamo conoscere i carichi, i profili dei carichi, e dobbiamo minimizzare le perdite. Questi sono sostanzialmente i due asset principali. Abbiamo già affrontato riduzione delle perdite delle condutture e baricentro elettrico per minimizzare la lunghezza delle condutture. Il concetto di baricentro elettrico nell'industriale, impianti industriali, era già noto, adesso si porta avanti e si cerca di introdurlo anche nelle aree, non dico residenziali, ma anche nelle aree terziarie. Determiniamo la posizione a questo punto del baricentro elettrico. Il baricentro elettrico è chiaramente il punto dove andare a collocare la nostra, diciamo, maggior potenza, quindi power center e cabina, se ce li abbiamo, nel punto tale in modo che le condutture che dipartono da questo punto raggiungano gli altri quadri o raggiungano le utenze, ma in una modalità di totale, ripeto, poi vediamo il calcolo, totale equilibrio dal punto di vista delle perdite. Quindi ovviamente va da sé che di primo acchito viene da pensare che i carichi più energivori debbano essere posizionati più vicino al power center, in modo tale da avere le linee più corte possibili. Il concetto è questo, però vedremo come fare un calcolo analitico proprio in una struttura, può essere per esempio un palazzo terziario o un'industria, quindi una struttura estesa. Numero ottimale di cabine MTBT. Ecco, qui è interessante l'osservazione che ci pone la 64.8. Interessante dico perché a livello europeo, soprattutto sui paesi nordici, è abbastanza usuale trovare anche in edifici terziari non estremamente grandi una distribuzione in media tensione con delle trasformazioni locali. È facile vedere in un palazzo di diversi piani 2-3 trasformatori magari da 400 kV/A posizionati in zone strategiche piuttosto che un trasformatore da 1250. Noi in Italia abbiamo più l'idea della cabina col power center in una localizzata all'interno di un vano tecnico e lì metteremo un trasformatore da 1250, non ci si vede niente di male, e si distribuisce poi all'interno del palazzo in bassa tensione. Ovviamente sappiamo che la bassa tensione a pari potenza porta ovviamente a un aumento della corrente, quindi la corrente è legata direttamente all'effetto Joule, che va proprio col quadrato della corrente. Quindi è una distribuzione dal punto di vista diciamo architettonico agevolata, nel senso che abbiamo un unico vano tecnico e abbiamo casomai delle colonne montanti importanti, per contro abbiamo delle correnti di cortocircuito diciamo più elevate che nell'altro caso abbiamo più cabine più ridotte, minor perdite dal punto di vista dell'effetto Joule, però ovviamente la necessità di avere più vani tecnici è anche qui un discorso che va affrontato dal punto di vista tecnico-economico, includendo in questo senso il calcolo delle perdite che possiamo avere in linea. Efficienza del trasformatore l'abbiamo già detto, una particolare nota. Dal punto di vista dell'efficienza del trasformatore normalmente si ha quando le perdite tra il rame e le perdite nel ferro si equivalgono, e questo generalmente sta tra il 25 e il 50% della potenza nominale del trasformatore. Che cosa vuol dire? Le perdite nel ferro non variano al variare della corrente, quelle le abbiamo a vuoto, tanto è vero che si sono note anche come perdite a vuoto, e hanno lo stesso valore quando il trasformatore è carico al 60-70%. Viceversa, le perdite nel rame dipendono dal fattore di carico del trasformatore, quindi a quanto sta erogando in quel momento. Quindi il punto generalmente di equilibrio è situato, come vedete, tra il 25 e il 50%. Sulla caduta di tensione penso che sia tutto noto, l'abbiamo già detto, si tratta di ridurre la resistenza del conduttore, e questa si ottiene in due modi sostanzialmente: si aumenta la sezione a pari lunghezza o si accorcia la lunghezza del cavo. Altra cosa importante è il fattore di potenza. Anche qui niente di nuovo dal punto di vista elettrotecnico, sappiamo che a pari potenza attiva più il fattore di potenza è alto e più è ridotta la corrente di assorbimento, e anche in questo caso la corrente è legata direttamente all'effetto Joule, come abbiamo detto. Quindi il monitoraggio perlomeno
del fattore di potenza del nostro impianto ci aiuta in questo senso a minimizzare le perdite. Ovviamente si parla di analisi, ma anche poi di rifasatori locali distribuiti con analisi e inserimento a gradini in modo da ottenere il COSFI. Attenzione al discorso delle armoniche, perché le armoniche in questo senso sappiamo che hanno un effetto deleterio sui condensatori, quindi da un lato sui rifasatori. Dall'altro punto di vista, la presenza di armoniche ci fa abbassare il COSFI globale dell'impianto, quindi attenzione anche a questo discorso delle armoniche. Indipendentemente dal COSFI, sappiamo che le armoniche se a livello superiore la norma ci dice che fino a una distorsione totale armonica inferiore al 10-15% è tollerata, diciamo, da un impianto normale. Tra il 15 e il 30%, attenzione, dobbiamo cominciare a fare attenzione, perché la presenza di armoniche porta a uno sfruttamento non ottimale delle sezioni dei conduttori ed eventualmente un sovraccarico del neutro, e quando siamo sopra il 30% invece l'impianto diventa critico. 30% di totale distorsione armonica in corrente diventa, dicevo, importante, e si richiede un'analisi approfondita e anche dei sistemi di mitigazione, non solo per chiaramente diminuire le perdite, ma anche per i danni che si possono avere sulle apparecchiature presenti nell'impianto. Entriamo adesso un po' più nei concetti nuovi che la norma ci pone e ci fa riflettere, quindi la definizione in particolar modo di zona e di maglia. La zona che cos'è? È una superficie in metri quadri in cui è utilizzata l'energia elettrica. Può essere un'officina, può essere il piano di un edificio, può essere un settore energivoro di una zona, per esempio la cucina di un albergo, come è indicato. Vado al concetto di maglia e poi guardiamo invece gli utilizzi. Invece la maglia che cos'è? Questo è il concetto un po' nuovo. La maglia è un circuito o un gruppo di circuiti con i rispettivi apparecchi utilizzatori, che viene identificato come essere utile ai fini dell'efficienza energetica. Cioè, in quella maglia vuol dire che se la devo gestire in qualche modo, gli apparecchi appartenenti a quella maglia verranno gestiti nel modo che ho deciso. E vediamo poi dopo con un esempio e diventa più chiaro. Una maglia può appartenere a più zone, perché le zone generalmente vengono divise magari per aspetti architettonici. Abbiamo visto l'officina, il piano di un edificio, molte volte all'interno di queste zone vi sono i quadri di zona, quindi il quadro elettrico, i quadri di zona, e possono essere utilizzati per la definizione poi dei circuiti. Una maglia, come dicevo, può appartenere a più zone. Una maglia può determinare uno o più utilizzi in una o più zone. Quindi se per ragioni particolari ci troviamo che un piano del nostro edificio è costituito, dico, da uffici lato destro di un corridoio, uffici lato sinistro di un corridoio e il corridoio stesso, la zona è il piano, per esempio, la gestione luce, per esempio, potrebbe dipendere dalla fascia destra fatta in un modo, nel corridoio fatta in un altro e nella parte sinistra dell'edificio fatta in un altro ancora. Quindi potremmo identificare tre maglie che appartengono alla stessa zona. Viceversa, potremmo gestire, perché per ragioni magari illuminotecnico di posizione dell'edificio, la prima parte e posizione delle finestre, per esempio, la prima parte del nostro edificio, quella più a nord o quella più a sud, che comprende quindi parte di uffici a destra, parte di corridoio e parte di uffici a sinistra, in un altro modo. Quindi potrebbe essere una maglia fatta in questo secondo modo, che include parte destra, parte sinistra e corridoio. Quindi prende parti di una zona. Le maglie, come dicevamo, poi vediamo, devono essere utilizzate proprio per la gestione efficace. Quindi in genere è proprio alle maglie che noi andremo, alle maglie e ai circuiti che vedremo, andremo a porre in genere i sistemi di controllo. Quindi
quei sistemi che vengono definiti, per esempio, nella EN15232, proprio per la definizione di che risparmi riusciamo ad ottenere. Sui criteri di gestione, a questo punto, determinata topologicamente la maglia, quindi dove, che cosa è collegato a questa, ci sono poi dei parametri tecnici da considerare che ci consentono di gestire questa maglia. Quindi questi parametri tecnici ovviamente vanno concordati con la committenza, perché se guardiamo l'esempio della maglia che dicevamo prima, di un ufficio, immaginiamo nel nostro palazzo di avere una finestratura tutta su un lato dell'edificio e di essere quello un open space dove sono collocato un ufficio di progettazione che ha delle indicazioni illuminotecniche per la gestione del lavoro delle persone che sono in quell'ufficio, e di avere, dicevo, tutte le finestre da un lato e dall'altro lato appunto esserci corridoio privo di finestre. Io se decido di fare un'unica maglia che comprende tutti gli apparecchi e poi la devo gestire allo stesso identico modo, ecco che non riesco a ottimizzare l'apporto illuminotecnico delle fonti esterne. Quindi dovrò fare invece una maglia che mi consente di gestire gli apparecchi illuminanti posti vicino alle finestre, un'altra maglia degli apparecchi posti vicino al corridoio, sensori di presenza, sensori di luminosità, perché hanno due livelli di gestione diversa. Ovviamente questa in accordo con la committenza, le lavorazioni e le zone che sono definite dal punto di vista proprio dell'occupazione. Se guardiamo l'illuminazione, ovviamente ci sono anche le norme che ci definiscono in funzione del lavoro come e qual è il livello di illuminamento che dobbiamo garantire. Altri parametri tecnici sono quelli basati sul comando, quindi anche questo risulta noto, e dobbiamo pensare a raggruppare i carichi sotto uno o più dispositivi di comando che possono essere funzionalmente legati e possono essere indipendenti, per esempio, dalle zone, come dicevamo. L'esempio che vedete, termostato di riscaldamento, supponendo un riscaldamento elettrico, che qui da noi non si usa, ma nel resto d'Europa si usa molto, i cui radiatori possono appartenere a circuiti diversi. Se io ho una zona, o meglio, ho una maglia che è funzionalmente identica, appunto, metto un termostato, ma poi per esigenze di protezione dei carichi, di evitare viaggiare con condutture estremamente grandi e quindi di avere e di minimizzare le perdite, posso suddividere i circuiti. Quindi sono circuiti diversi, appartenenti alla stessa maglia, che possono anche toccare, come dicevamo, zone diverse, ma sono raggruppate dal punto di vista di funzionamento dall'unico comando, unico o eventualmente più comandi, che però devono funzionare secondo una logica prevista. Altro punto di vista sono i punti critici di misura. Come vedremo nel prosieguo, la misura gioca una parte importantissima sull'efficientamento. Perché? Perché all'inizio dicevamo che spesso il diagramma di carico è sconosciuto, soprattutto nell'area terziaria. L'affermazione è sicuramente vera. Però se disponiamo di sistemi di misura, che oggi si dispongono di ottimi sistemi di misura facilmente remotabili, interfacciabili e con possibilità di acquisire i dati, possiamo costruirlo il nostro profilo di carico. Basta, lo vedremo sempre nel prosieguo, basta memorizzare i dati per un giorno, una settimana, un mese e via dicendo. E sicuramente se andiamo a scegliere il periodo, non dico di arrivare all'anno in modo da includere l'estate e l'inverno e tutte le stagioni, ma sicuramente già dopo 6 mesi si ha un'idea di quello che è il profilo di carico del nostro edificio, e in base al profilo di carico si possono prendere decisioni di attuazione di determinati criteri proprio per andare a efficientare il consumo dell'energia. Chiaramente se ho pensato anche, ed ecco qui di nuovo l'apporto della EN15232, se ho pensato di strutturare già in fase di progettazione dei sistemi di automazione, la cosa di ottimizzare, di andare a regolare certi impianti su dei setup valutati in funzione di un diagramma di carico, senza dover pensare a ricablaggi eccetera eccetera, porta ovviamente a dei notevoli vantaggi. Quindi l'altro criterio che vedete sotto,
che è il criterio puramente economico, basato sul costo variabile dell'energia elettrica, anche questo, però non è tanto un discorso di efficientamento energetico quanto un efficientamento per il committente, nel senso che si riduce i costi dell'energia potendo utilizzare determinati carichi in fasce dove l'energia costa meno. Quindi in questo caso comunque la maglia che dovrà essere attivata in funzione di quel costo variabile in funzione dell'orario dovrà prevedere dei carichi che debbano, che possano accettare questo tipo di gestione. E ovviamente se la necessità dell'utente è quello di forzarli, dovrà poterli forzare, in questo caso mi sento dire dovrà assolutamente poter forzarli, ben sapendo però, essendo conscio, che non otterrà quel risparmio tariffario che si prospettava di fare con la gestione della maglia secondo i profili orari di fornitura del cliente. L'altro criterio basato su inerzia termica, che prevede distacchi dove il distacco di un'utenza piuttosto che lasciarla in stand-by non crea problemi allo stato del carico, perché è un'utenza che è dotata di un'inerzia, mi viene in mente il boiler, chiaramente tutti i boiler oggi staccano a una certa temperatura e in modo automatico attraverso il sonde di temperatura. Si può pensare chiaramente che, visto l'orizzonte, il decadimento di questa temperatura impiega un certo tempo e quindi si può, stimata la fascia di utilizzo del boiler, si può pensare di abbassare ulteriormente il livello di temperatura per aumentare il tempo di distacco e carico. Ritorniamo alle maglie e vediamo adesso il concetto di considerazione delle maglie. Quindi abbiamo visto i concetti tecnici, abbiamo visto perché si fanno, adesso chiaramente è come perché le facciamo e come le ottimizziamo. Quindi l'ottimo dell'intero sistema, quindi in questo caso intendo dire dell'intero sistema edificio, è quello di avere l'ottimo di ogni maglia. L'insieme delle maglie fa il nostro impianto di edificio. Quindi da questo punto di vista dobbiamo porre l'attenzione su come costruirle per poi ottimizzarle singolarmente e l'insieme risulta automaticamente ottimizzato. Quindi da questo punto di vista, ovviamente, qui vedete considerare dispositivi con nuove funzioni che abbiano l'obiettivo di ottimizzare il consumo elettrico. Non si parla della N15232, ma è embrionale e inserita all'interno di questa affermazione. I sistemi di automazione che ci portano a considerare questi nuovi dispositivi, chiamiamoli regolatori o sistemi di controllo che fanno gli azionamenti automatici, sono poi descritti dalla 15232. Anche i quadri di distribuzione ovviamente devono essere progettati in modo da separare opportunamente i circuiti che poi saranno oggetto della singola regolazione all'interno di ciascuna zona o di ciascuna maglia. Ecco, questo è il ciclo che è riportato nel capitolo 8, che ci aiuta a capire nella sua complessità come deve essere attuato l'iter per andare a decidere la costruzione delle maglie e come gestire l'ottimizzazione. Quindi vedete che sul lato di sinistra abbiamo le sorgenti di energia, quindi la rete, ma anche le produzioni locali. L'accumulo per me è una produzione locale, anche se magari di natura leggermente diversa. Sulla parte destra abbiamo gli utilizzatori, quindi l'uso dell'energia, che sono chiaramente i carichi, e vedete che al punto 1 dati provenienti dall'utente, quindi come riporta la norma l'utente è l'incipit, è il punto di inizio, perché è lui che gestisce il proprio impianto e vuole delle prestazioni al proprio impianto. Quindi cosa succede? Partiamo dai dati provenienti dall'utente, quindi l'utente dice io ho bisogno di queste funzioni, tu ottimizzamele. Quindi il punto 2 è che noi dobbiamo conoscere i dati provenienti dalla disponibilità e dal prezzo dell'energia. Quindi dobbiamo sapere se per fare quelle cose abbiamo energia o dalla rete o dalle produzioni locali per poter attuare quel processo. Il punto 3, dobbiamo conoscere gli input provenienti dai vari ambienti, dalle varie zone, sensori, quindi dal lato tecnico, eccetera, eccetera, perché sono poi loro che ci diranno come vengono gestite le zone. Punto 4, ecco che compare la misura,
dobbiamo ricevere i dati provenienti dai carichi, quindi i carichi che stanno, cosa stanno consumando e se devono essere, se sono attivi in quel momento, se devono essere, sono in procinto di essere attivati. Tutte queste informazioni, quindi dai dati provenienti dalla disponibilità, ai dati provenienti dagli ambienti, sensori, ai dati provenienti dai carichi, vengono rimandati all'utente. Quindi l'utente che può essere anche, in questo senso, un programma di gestione che è stato condiviso dall'utente. Quindi l'utente prende a questo punto decisione e fornisce i parametri e le attuazioni. Quindi a questo punto, che sia l'utente che lo faccia manualmente, che sia un sistema che è stato programmato secondo delle esigenze dell'utente, si arriva al passo 6, le decisioni per i carichi. Quindi il carico, sì, viene attivato il carico 1, no il carico 2, sì il carico 3. L'esempio è disponibilità di produzione locale, la domanda è, la risposta è sì, ho una produzione da fotovoltaico in quel momento, sappiamo che oggi è conveniente autoconsumare piuttosto che ridare in rete, quindi ho una produzione locale, quindi da qui mi arriva, ho la produzione locale, i sensori ambientali eccetera eccetera mi dicono che l'impianto non ha necessità particolari, nel senso che le macchine termiche che generalmente sono energivore sono tutte ferme per ragioni appunto dei sensori, per esempio di temperatura e di umidità, che sono soddisfatti. Abbiamo dei dati che provengono dai carichi, sì, il carico 1 o 3 in questo caso, questo carico per esempio sta funzionando, questo è in attesa di vedere se entrare in funzione, perché è uno di quei carichi che abbiamo detto che può essere attivabile a secondo della esigenza, a seconda dell'esigenza della disponibilità di energia, sappiamo qual è il suo carico, queste informazioni arrivano all'utente, diciamo pure anche un sistema automatico, la produzione locale è in grado di soddisfare anche l'inserimento del carico 2, oltre al carico 1 che sta funzionando, ed ecco che parte la decisione di attuazione del carico 2. Non coinvolgiamo quindi assorbimenti dalla rete, in questo caso, ma soddisfiamo carico 1 e carico 2 assolutamente con la produzione locale. Ho già parlato praticamente con questo esempio sulla gestione dei carichi. È chiaro che un sistema di gestione di efficienza energetica costituisce una guida sull'uso ottimale dell'energia, tenendo conto, l'abbiamo appena fatto come esempio, dei sistemi di produzione e dei sistemi di produzione e la necessità. L'utente, l'abbiamo visto nel ciclo precedente, è colui che